bella giornata perché ogni volta che c'è un ospite è importante, ma importante perché la cosa bella, quando noi ci siamo conosciuti a Latina, perché poi in fondo l'Italia è piccolissima. E la cosa che mi ha colpito, non il giudice, ma mi ha colpito la persona dentro, piena di impegno civile. Cioè, secondo me, prima di essere giudice, dentro di te c'è un impegno civile importantissimo. E io ti voglio fare una domanda precisa. Che cos'è questa legge Lanza? Cioè, se dovessimo spiegarlo a un bambino anche delle scuole elementari, cioè renderla molto elementare, a cosa serve questa legge Lanzati? Devo iniziare per spiegare perché chiamata Lanzati. Perché chiamata Lanzati? Perché Lanzati era uno cattolico fervente che faceva della realizzazione dei valori fondamentali, quale giustizia, libertà, legalità, faceva dei capisaldi, non solo di morale civile quanto valori sanciti dal Vangelo, perché era un cristiano ed è stato l'ex rettore dell'Università Cattolica di Milano negli anni difficili del 68, il quale predicava ai giovani il valore, non c'è giustizia tipo senza la legalità. Alla Luigi Lo Sturzo, cioè lui intendeva, sì, la politica un bene di tutti. Un bene di tutti, al di là delle appartenenze. Ci sono dei valori che non hanno una bandiera di partito, una bandiera politica, esatto, ma costituiscono il fondamento della società civile che consentono alla società civile di sopravvivere, come la nostra carta costituzionale, di cui lui, assieme a Dossetti, La Pira, Aldo Moro, è stato uno dei fondatori, degli scrittori della carta costituzionale. E allora questa legge abbiamo ritenuto, dopo la strage di Capace, la strage, sì, di Via D'Amelio, la morte, gli assassini di altri magistrati, di forze dell'ordine, di cittadini, di predisporre una norma che impedisca al malavitoso, sì, al malavitoso di raccogliere il voto. Cioè di inquinare le istituzioni. Poi con quale effetto? Il malaffare, quando è che entra dentro le istituzioni elettive, per esempio comune, provincia, regione, parlamento, al momento della formazione del consenso, attività di propaganda, che cosa è? È la o qualsiasi attività destinata a raccogliere i voti, cioè, alle elezioni, cioè, politiche in e amministrative. Ecco, entra la delinquenza organizzata e orienta la raccolta di voti in favore di Tizio, di Caio e di Semproni. Quindi un qualunque mente di turno viene impedito all'elettore di votare liberamente, di votare per te, per paura, per bisogno. Cosa rischia il politico con la legge Lanzati? Cosa rischia il da 1 a 5 anni. Quindi il politico, comunque, applicando questa legge correttamente, anzi trovando il giudice onesto, perché quasi deve parlare di onestà, che ognuno faccia il proprio lavoro. Esatto. Il giudice deve applicare la legge. Ecco perché in origine ci vuole una legge che impedisca al candidato di raccogliere il voto dei malavitosi. Ecco. Okay.
E quindi, ma la, questa, e invece nella, nella propaganda elettorale, cioè quando si fa propaganda elettorale, cioè la legge come fa a impedire questa campagna elettorale? E perché è semplice, perché durante la campagna elettorale, come tu ben sai, occorre che Romano De Grazia che si presenti venga sponsorizzato, distribuito immagini, volantine, manifesti, comizi, cene di lavoro, soldi per pubblicità, e quindi vengono individuati subito da chi in un paese viene appoggiato dai malavitosi. E allora questi malavitosi sono sottoposti a una misura di prevenzione, la sorveglianza speciale. Durante la campagna elettorale le forze dell'ordine sorvegliano i sorvegliati speciali. Ecco. Ma questa, visto che la legge c'è, la legge è stata approvata. E con delle anomalie. E quali che, sono quali, queste anomalie? Anomalie che hanno ridotto il divieto di raccogliere i voti col divieto di affiggere manifesti o di distribuire volantine, perché hanno inserito l'inciso e fatto divieto di svolgere attività di propaganda elettorale e ai sensi della legge numero 212 del 1956. Vado a leggere, io non ero in Parlamento, vado a leggere questa disciplina, questa legge particolare disciplina l'affissione di manifesti e la distribuzione dei volantini. D'altra parte non è pensabile che il boss, veramente il boss, vada a piggere manifesti e a distribuire volantini. Quindi fatta la legge, fatta la legge trovata in casa. Da divieto di attività di propaganda è diventata divieto di affissione di manifesti. Quindi questo è il paradosso di chi, diciamo, i famosi colletti bianchi sporchi, perché io da pittore il colletto bianco che diventa sporco diventa una mente raffinatissima, mente diabolica, mente diabolica, perché conosce la legge con la complicità di tutte le di diverse forze politiche, di destra, di centro e di sinistra. Ma infatti, perché a questi maledetti serbatoi il politico di pochi scrupoli non vuole rinunciare. Ma infatti, quando qualcuno mi fa sempre mi fa delle domande, dice, ma tu appartieni, sei di destra, di sinistra, io gli dico sempre, la mia tavolozza di colore non ha i colori, ma non ha il colore politico, cioè sono dei colori che appartengono a tutti. A te. Questa è la differenza. Ok. Mi ha fatto piacere di averti qua nella mia pinacoteca, è stato veramente per me un grande piacere. Spero di riaverti tante volte qua, perché qua sei a casa tua. Cioè, quando entra la legge, quando entra tutto ciò che allarga le menti e fa rendere gli italiani più italiani, questa è una cosa bellissima, giudice. Acquisire il senso della libertà. Dello Stato. Il senso dello Stato. E il giovane, quando si sente di poter acquistare il senso della libertà, si sente. Io ti voglio consegnare, giudice, guarda, questo Depian, così lo porti in Calabria. In questo Depian c'è la storia d'Italia raccontata attraverso le stragi. E partendo dal 1860, quanti cittadini del sud Italia sono stati ammazzati per l'unità d'Italia? Questo te lo porti in Calabria, per dire che in Sicilia c'è un pittore che racconta la storia come fa un cantastorie. Grazie, amici.